87 quando sono diventato presidente, poi se si va indietro si vede veramente che c'è una storia lunghissima della quale questa società di calcio, questa città deve essere orgogliosa, perché io dalla presidenza del Bari sono salito ai vertici più importanti del calcio nazionale e internazionale, quindi faccio parte di questa storia. È chiaro che ogni storia incomincia dai piccoli passi, non dimentico mai quando come deputato tornavo dalla Camera e trovavo sotto l'aereo, allora l'aeroporto era molto piccolo, i tifosi che dicevano ma te resti presidente, beh, ancora oggi mi vengono i brividi, perché di là poi c'è iniziata una lunga storia con gioie e dolori, ma dobbiamo salvaguardare quello che di bello è stato fatto, non ci aspettiamo che poi tutto diventi facile, alla fine Bari è Bari, Bari calcisticamente, economicamente, culturalmente oggi è una grande città, quindi Gianluca Paparesta che ha preso il testimone dopo una decisione amara che abbiamo dovuto perdere noi, perché l'ha ricordato ieri Gianluca Paparesta che se noi non ci fossimo sacrificati in una procedura presso il tribunale molto probabilmente Bari sarebbe scomparsa dalla scena calcistica. Quindi noi ci siamo umiliati, abbiamo accettato la sprezza di una decisione e siamo stati lasciati soli, questo devo dire, forse abbiamo anche noi un po' di colpe, non dico di no. Però nei momenti difficili che ancora attraverso oggi l'economia barese, l'economia dell'attività industriale edilizia, che tutti quanti sono in crisi, noi stiamo adesso cercando di uscire da questa crisi, nei momenti in cui noi siamo andati in difficoltà abbiamo trovato gente che forse quasi, noi siamo scivolati, stiamo risalendo, ci hanno messo i piedi in testa per non farci salire. Poi l'importante è che uno dice, la parte brutta lasciamola, partiamo dalla parte buona, la parte buona c'è la tifoseria che è buona, c'è un giovane dirigente come Gianluca Paparesta che ha voluto prendere in mano questa situazione, bisogna stargli vicino, non andare a sindacare, ma bisogna aiutare la società, bisogna aiutare Gianluca Paparesta, vedo che l'amministrazione comunale è molto vicino alla società e questo è un bene. Ho sentito l'assessore Pietro Sergi molto, molto legato pure a Gianluca Paparesta, è un fatto possibile, ecco, uniamo calcio e amministrazione e città.